tu in qualche modo ci stai dicendo dalla sorella, anche da tutto quello che dici, che la convinzione può essere pericolosa, cioè può essere data da abitudini. Assolutamente sì. Perché io quella persona, nel mio caso, due volte mi ha risposto picche e quella è... Sì. Te lo riassumo brevemente. Perché anche lì è un convinto di generazione che bisogna tagliare l'arrosto. Allora, vi faccio un passaggio veloce. Non volevo allungare, però mi fa un po' paura, tra virgolette, questa cosa, che la convinzione è una cosa allora, che noi siamo convinti. Gli eventi generano esperienze. Quindi succede qualcosa fisico, cade il tizio dal traliccio, cade il pianoforte, cado io per terra, genera un'esperienza, che vuol dire una cosa oggettiva, è successo un fatto, punto. Il fatto, a seconda di come viene preso da noi, da ciascuno di noi, ha un impatto emotivo. Quindi l'esperienza è una specie di racconto interno che ci facciamo del fatto che succede. Rido e quindi mi piace vedere la gente che cade dal terzo piano. Inciampo, lui cade per terra e a me viene da ridere e quindi le mie esperienze generano, scusate, sto mettendo avanti, delle risposte. Cioè rido, sto bene, quindi rido, non è che rido, sto bene. Vedo che è bel tempo. A me il tempo bello piace, mi mette... Vedo che c'è il sole, scusate. Vedo che c'è il sole, a me il sole piace, quindi mi genera uno stato di benessere e quindi decido di uscire. Piove, sto da cani e quindi non faccio nulla, me ne sto a casa. Un'altra persona, piove, ah che bello, piove, esco a danzare sotto la pioggia. Stesso evento, presa in modo diverso, vi genera una risposta diversa. Quando questa cosa qua nel tempo comincia a ripetersi, vi diventa un'abitudine, quindi tutte le volte che piove avrete un broncio, tutte le volte che vi cade un pianoforte sulla testa vi farete male, tutte le volte che c'è il sole, tutte le volte che soprattutto qualcuno vi parlerà con un certo tono, a voi partirà il neurone perché sentirete quel tono lì. Che vedrete quella persona lì, vi parte il neurone, a prescindere quasi da quello che vi sta dicendo, perché il passaggio a questo punto diretto è evento, convinzione e paradossalmente risposta. Quindi esperienza, risposta, fate un'abitudine, l'abitudine vi fa la vostra fossa e vi create la vostra convinzione che lei è una perfezionista. Lei è un rompimaroni perché il telefono deve soltanto sollecitare, lui è un fannullone e lui invece è un secchione. Perché? Perché è successo n volte. Infatti, è successo n volte e io in base a fatti a cui è successo tutto il resto ho fatto una generalizzazione che a volte, come si diceva prima, funziona. Perché non è detto che le generalizzazioni non servano, abbreviano il percorso per generare una risposta in funzione di un evento. Se lei mi dice A, io le dico B. Se lui mi dice dammi questo, io gli dico questo. Non sto lì a pensare tutte le volte. Il problema è che siccome noi questa roba qua ormai ce l'abbiamo in automatico, su certe cose che soprattutto ci creano dei problemi emotivi, perché sulle cose belle non è un problema. E quando questa cosa qua, che a lei fa scattare la paranoia, eccetera, da una parte, e voglio essere precisa, dall'altra parte però mi stufo un attimino di dover voler, cioè vorrei ma non, che a frutto di 20 anni che probabilmente ti comporti in un certo modo, perché comunque rispondi ai tuoi bisogni, questa cosa qua, tu sei arrivata qua e ti comporti sempre allo stesso modo a fronte della stessa cosa, in automatico, non ci pensi neanche più. Succede A e fai B, succede A e fai B, succede A, senti questo e fai questo. E se accendi la luce, diventa una risposta che non è più conscia come all'inizio, diventa inconscia, quindi pa, in automatico, e non ti accorgi. Il problema è che finché tutto bello, funziona e aiuta, va bene. Quando questa cosa qua, e lei, mettiamoci il caso che lei non sollecitasse le fatture perché rompere le scatole ai clienti, come nel mio caso potrebbe essere un problema. Cioè, succede,
potrebbe diventare un problema, perché ormai io ho sviluppato un'abitudine pessima, disfunzionale, a fronte di una certa mia condizione. Quindi, ogni volta che mi arriva una fattura, io non la sollecito neanche più. Che cosa sto lasciando per strada? Un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Ma è ormai passa via così. Che cosa posso fare per... Ne guarderemo.